They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Sai che cosa mi ricorda questa insalata? Che ci sono i saldi alla scarpetta di cristallo. Scusa, ma come fa un'insalata a ricordarti? Caro, chi vuoi fare un po' di shopping dopo la scuola? Io! Anch'io! Oh, io non posso, mi sono iscritta al concorso di bellezza dei reali. Non l'ho detto perché temevo pensaste che fossi sciocca, ma mi piace mostrare quanto noi ragazzi siamo straordinari. Ma non sei sciocca, Sidar, fa pure il tuo concorso. Sorrida di più, signorina White. Anche lei, signorina Beauty. Su, bel sorrisone, signorina Wood. Però mi fanno male le guance. La bellezza non prova dolore. Oh, queste scarpe sono scomodissime. Come si fa a camminare? È impossibile. Un po' di grazia, mia cara. Per il dibattito del concorso di bellezza, l'argomento sarà: qual è il motivo per cui apparire è più importante di... beh, di qualunque altra cosa. Senta, mi scusi, aspetti un momento. Io pensavo che questo concorso dovesse far vedere a tutti quanto è favoloso essere una ragazza. E questo non c'entra con le scarpe o con i sorrisini da bambolina. Pensavo che si parlasse di cose importanti come la cortesia, l'intelligenza... la bellezza che è dentro di noi. Sì, ha ragione. Apple, volevo dirti che mi dispiace per quello che ho detto alle prove. E perché? Hai detto solo la verità. Mi hai fatto capire che il concorso di bellezza in realtà non mostra che cosa significa davvero essere belle. Allora, che cosa possiamo fare? Semplice, reinventiamo il concorso. Potremmo cambiare l'argomento del dibattito e parlare di quanto siamo sensibili e intelligenti. Abbiamo tante qualità che ci rendono veramente belle. La vera bellezza è fare ogni giorno del nostro meglio, senza mai dimenticare che siamo tutti quanti speciali. Ognuno a suo incantevole modo. Signorina White, i miei complimenti. Il nostro giudice ha il verdetto? Ho riflettuto a lungo. Il concorso lo vince il sottoscritto.